Buonasera a tutti, ragazze e ragazzi, eccoci qui con l'ultima serie di video, adesso non so quanti ne usciranno di questi video, poiché ho già finito il gioco quando esce questo video, perciò vi leggerò le ultime voci che ho sbloccato e niente, così completiamo magari no, visto che mi mancano delle voci, ma boh, comunque la maggior parte le abbiamo già lette. Ok, allora leggiamo. Alchimia. L'alchimia nacque dalla rielaborazione di nozioni mistiche, ermeneutiche, chimiche, fisiche e relative a molte altre sfere dell'umana conoscenza. Gli alchimisti medievali operavano in veri e propri laboratori, spesso situati nelle ville dei nobili o nelle città reali. Trovavano impiego in fonderie, zecche, miniere, vetriere o in qualsiasi altra officina industriale ne domandasse l'assistenza. Il loro lavoro si dimostrava spesso costoso e impegnativo, al punto da richiedere il sostegno di finanziatori e mecenati. Gli alchimisti di successo acquisivano fama e ricchezza, mentre i meno fortunati finivano in prigione o persino sulla forca. Nel corso dell'intero Medioevo, due obiettivi segnarono l'indirizzo delle ricerche alchimiche: la creazione della mitica pietra filosofale e la trasformazione dei metalli comuni in oro puro. In Kingdom Come Deliverance abbiamo usato come modello un vero laboratorio alchimico perfettamente conservato, sebbene il relativo minigioco sia stato rivisto per soddisfare funzioni pratiche. In luogo di zolfo e mercurio, infatti, nel nostro calderone ribollono utili misture d'erbe. Mi sa che c'è un errore di traduzione. Boh, vabbè. Ok, poi abbiamo carità. Il concetto medievale di carità alludeva alle buone azioni compiute nei confronti del prossimo. L'iconografia cristiana associa la carità alla figura del pellicano che nutre i piccoli con le sue stesse carni. I cittadini, ispirati dagli insegnamenti della Chiesa e dai passi dell'Antico Testamento, davano mostra di compassione offrendo cure gratuite, cibo, vino ed elemosine ai poveri, ai viandanti e talora persino agli esiliati. Si riteneva che simili atti di misericordia garantissero la salvezza dell'anima e conducessero al paradiso eterno. Più che gesti di genuina pietà, in sostanza, gli aiuti caritatevoli sembravano un formale tentativo di ottenere il perdono divino. Oltre a concedere la grazia ai prigionieri, la Chiesa fondava spesso ospedali, ostelli e ospizi. I poveri erano autorizzati a mendicare attorno ai luoghi di culto e potevano visitare i bagni pubblici a spese del municipio almeno due volte all'anno, sì, questo avevamo già letto. Contraffazioni di denaro. Nel corso del XIV secolo, mentre la moneta ceca perdeva valore per la sostituzione dell'argento con metalli meno nobili, la contraffazione del denaro conobbe larga diffusione. Nonostante le stringenti misure governative e la pena di morte prevista per i responsabili, un esempio di tali falsificazioni consisteva nel creare monete di piombo rivestite da semplici placature d'argento. Ma era sufficiente averne forse una per svelare l'arcano, poiché il piombo è meno resistente dei metalli preziosi. Le officine dei falsari erano spesso nascoste in grotte carsiche o renarie e ospitavano piccoli laboratori, in quanto il rivestimento in argento era applicato attraverso processi chimici, quindi richiedeva speciali attrezzature. Contraffazione di documenti. Nel Medioevo la falsificazione dei documenti era pratica piuttosto comune. Solo una minoranza era in grado di leggere e scrivere, pertanto poche persone potevano valutare l'autenticità di un documento. Anche i galantuomini di alto retaggio erano spesso analfabeti e ricorrevano a scrivani per stilare i propri testi. Di conseguenza si nutriva scarsa fiducia verso la veridicità della parola scritta. Si dava maggior peso alle promesse orali, ai giuramenti e alla parola d'onore. Cortesia. Raffinatezza e cortesia sono i due capisaldi del galateo nobiliare. La culla dell'eleganza cortese fu la Francia, cui l'Inghilterra fece seguito nel formulare canoni di bellezza, educazione, arti e diplomazia. Le origini della cortesia sono da ricondurre alle premure dei cavalieri nei confronti dell'amata. L'adorazione, il portare diversi, i gesti, i saluti e l'obbedienza.
Notevole importanza era attribuita alle regole di condotta per i banchetti o i movimenti ricorrenti, per esempio lo stile imposto per salire in sella o sedere al tavolo, così come la protezione delle dame e dei più deboli, o le modalità previste per comunicare sentimenti ed emozioni. Elementi di rilievo erano il linguaggio, la danza e l'abilità nel suonare strumenti musicali. Molti ritenevano la cortesia un modello ormai superato, ma le norme cavalleresche dominavano per lungo tempo i rapporti dell'alta società con le arti e le buone maniere. Poi abbiamo gerarchia monastica. I benedettini erano un ordine decentralizzato, in quanto tutte le comunità monastiche conservavano una propria indipendenza e seguivano la guida del proprio abate. Il suo rappresentante a livello monasteriale era il priore, che amministrava unità organizzative dette di conseguenza priorie. L'abate si metteva spesso in viaggio per conto del re e del papa, o si recava ad affari dell'ordine che lo tenevano lontano dal monastero per lunghi periodi. In quei casi il priore lo sostituiva in tutte le sue funzioni. Nelle comunità monastiche un ruolo di primo piano era riservato ai guardiani campanari o ai coadiutori, il cui compito prevedeva di pattugliare all'interno del monastero durante le ore di lavoro, studio o preghiera, così da scoraggiare i fratelli più oziosi e assicurare il rispetto dell'ordine e del silenzio. Le numerose incombenze amministrative erano affidate agli obbedienziari, mentre il precettore o cantore istruiva gli altri monaci in materia di sacre funzioni e canti religiosi. L'approvvigionamento di cibo e bevande e combustibili per la comunità e gli ospiti del monastero era responsabilità dell'economo, nonché gestore delle cantine, il cosiddetto frate cellario, cui si affiancava un prevostro per il controllo della contabilità. Gli infermieri, infine, offrivano rifugio ai bisognosi e si occupavano dei monaci ammalati. Ai tempi dell'abate Peter, 1377-1405, ovvero gli anni tratti in Kingdom Come Deliverance, il monastero di San Procopio ospitava circa 30 fratelli. I nomi riportati nel gioco sono tratti dai registri dell'epoca e riconducono dunque a monaci realmente esistiti, pensa a te. Giardini. Nel Medioevo e nell'età antica le terapie mediche si legavano strettamente alle conoscenze in materia di piante officinali. Di conseguenza, molte scuole di medicina possedevano un proprio giardino, così da avere costantemente accesso a erbe fresche o essiccate, soprattutto in inverno. Allo stesso modo, i giardini trovavano posto in tutti gli ospedali o i monasteri. In Boemia, il primo giardino farmaco-botanico di natura laica, fondato nel 1341 da Ennius speziale di Giovanni di Lussemburgo. Soltanto in seguito si diffusero i lussuosi giardini ornamentali progettati a fini puramente estetici. Gord. Il termine Gord, in tedesco Burgwall, fa riferimento a particolari insediamenti fortificati risalenti al Neolitico, ma ancora esistenti durante l'Alto Medioevo. I Gord venivano costruiti sfruttando la morfologia del territorio e la protezione naturalmente offerta da corsi d'acqua, isole o colline. Un forte centrale veniva generalmente eretto all'interno delle mura esterne. Queste fortezze erano quasi sempre costruite in legno e circondate da una palizzata e un fossato. La fortezza svolgeva un ruolo strategico e difensivo in tempo di guerra, ma fungeva anche da punto di sosta per le rotte mercantili e il trasferimento delle merci. Libro nero. Acta Negra Maleficorum, i libri neri, detti anche libri di pece o di sangue, contenevano informazioni e documenti su delinquenti e persone sospettate di crimini capitali. I registri erano tenuti dagli impiegati della corte municipale, addetta agli interrogatori dei prigionieri, in cui sovente si ricorreva alla tortura. I libri neri più antichi, giunti fino a noi, risalgono all'inizio del XVI secolo. Malattie. Oltre alle malattie più comuni, tra cui la peste, anche nota come la morte nera, i popoli medievali dovevano fronteggiare pertosse, colera, influenza, malaria, tubercolosi, tifo, lebbra, antrace e difterite. Persino il parto, le comuni muffe, comportavano enormi rischi per la salute. I cittadini soffrivano comunemente di parassiti, problemi alla vescica, ernie e calcoli alle vie urinarie. Anche le fratture si verificavano con frequenza, mentre le catarratte potevano essere asportate dai chirurgi o dal boia.
Le malattie si diffondevano velocemente a causa delle scarse condizioni igieniche o in occasione di disastri naturali. Pessimi raccolti, carestie gelate, picchi di umidità, guerre e morbi portati dagli animali. Mulini a vento. I mulini a vento conobbero notevoli diffusioni in Europa tra l'XI e il XIV secolo. I contesti più indicati e ospitali erano i colli pedemontani, le pianure e le regioni costiere dove i venti soffiavano costantemente. Di norma, la struttura era costruita in legno e poggiava su una caratteristica base conica, facendo perno sull'asse centrale per seguire la direzione del vento. Generalmente i mulini presentavano quattro pale, disposte a croce e montate sulla facciata del corpo centrale. Mosse dal vento, ruotavano fino ad attivare un ingranaggio di legno che trasferiva la torsione alle macine situate al primo piano. Purtroppo i mulini di questo genere erano spesso bersaglio dei fulmini e richiedevano ingenti lavori di manutenzione e frequenti riparazioni. Inoltre, le componenti in funzione vibravano intensamente, rendendo sgradevole e malsicuro il lavoro dei mugnai al loro interno. Necromicon. Il Necromicon è un manuale di magia fittizio inventato dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft nel 1924. Il nome significa letteralmente libro dei morti. Sarebbe stato scritto nell'VIII secolo dall'arabo folle Abdul al-Hazred, che vi avrebbe racchiuso pericolose informazioni su pratiche occulte di magia nera. Il Papa mise il libro all'indice Loarse in un rogo rituale, ma non riuscì a impedire che alcune copie continuassero a circolare. La storia sembrava talmente plausibile che molti lettori si convinsero dell'esistenza dell'opera. La credibilità della burla era rafforzata dal riferimento al mago della regina Elisabetta John Dee, cui era attribuita la traduzione dell'opera, mai pubblicata da Lovecraft. Da allora il libro ha raggiunto una notorietà immensa, diventando parte integrante della cultura popolare, da cui noi stessi ci sentiamo parte. Ospedali e ospizi. Fin dall'antichità l'uomo si è dedicato allo studio della medicina, nel tentativo di fornire assistenza ai propri simili, nella lotta alla sofferenza e alle malattie. Le più antiche pratiche mediche sono giunte a noi sotto forma di documenti conservati nei monasteri, i primi centri medici del Medioevo. L'ordine benedettino è uno dei più prominenti in ambito medico. A differenza dei dottori di città, i benedettini fornivano le proprie cure gratuitamente. Durante l'XI secolo gli ospedali videro un notevole sviluppo, in particolare grazie agli ordini cavallereschi dediti alla carità e per la costruzione di ospedali e ospizi per pellegrini. La cura dei malati era affidata esclusivamente agli uomini, il consiglio ecclesiastico impediva a donne e suore di prestare aiuto nelle infermerie. Generalmente le ferite venivano dapprima disinfettate con un ferro rovente, quindi lavate con acqua o spalmate con balsami e unguenti. Si utilizzavano bende di lino o tela, le ferite aperte e le infiammazioni erano tratte con impiastri di erbe. Di norma i soldati erano costretti a mendicarsi da soli, in quanto le ambulanze da campo non riuscivano a muoversi con la stessa celerità degli accampamenti militari. I feriti spesso non sopravvivevano ai lunghi giorni di viaggio a bordo dei carri scoperti. E qua manca tecnica di combattimento. L'Alto Medioevo vide la comparsa di nuove tecniche di combattimento, cui fecero da contrattare armi e protezioni inedite. La sciabola ricurva acquisì popolarità, mentre la cotta di maglia lasciò il posto alla corazza a piastre. I cavalieri si dotarono di pesanti spade lunghe, balestre e armi da impatto come mazze e correggiati. Le armature complete erano appannaggio della ricca aristocrazia, mentre le protezioni più comuni si componevano di semplici accessori in metallo e i guerrieri dovevano affidarsi alla pura abilità per evitare gli attacchi nemici. Di conseguenza, l'arte della spada si sviluppò in due direzioni: lo stile cavalleresco, praticato con lancia, spada, scudo e armatura completa, lo stile comune, riservato ai fanti d'armatura leggera, che combattevano con spade e armi di fortuna, come pugnali correggiati, falci e bastoni. Negli scontri tra i guerrieri corazzati e i soldati in armatura leggera, erano spesso la rapidità, l'agilità e l'astuzia a fare la differenza. Per questo, le tecniche di combattimento cominciarono ad destare interesse anche tra i ceti più umili.
Col tempo, i poveri presero a studiare la scherma in vere e proprie scuole, ma il loro addestramento mancava di professionalità e si basava principalmente sulla destrezza, sull'agilità e sull'uso di qualsiasi risorsa disponibile oltre alle armi. Poiché manca una descrizione accurata redatta dai cronisti del tempo, gli storici devono ricostruire le battaglie medievali affidandosi alle illustrazioni e resoconti presenti nelle opere letterarie. Trabucco. Il trabucco è uno strumento d'assedio utilizzato per disperdere le formazioni nemiche o sfondare porte e mura fortificate. L'aspetto ricorda quello della catapulta, ma il meccanismo è differente. Il dispositivo principale è un sistema a leva con un contrappeso a un'estremità e una fionda dall'altra. Il contrappeso mette in moto il braccio e il proiettile, generalmente un masso levigato, viene lanciato a centinaia di metri di distanza lungo la propria traiettoria balistica. Oltre alle pietre si lanciavano balle di fieno infuocate, cadaveri o barili di feci, che schifo. Lo svantaggio dell'arma era il dispendio di tempo e energie richiesto dal caricamento. Veleni e tossine. Uno dei metodi più diffusi per risolvere le diatribe sociopatiche. I veleni più utilizzati erano gli alcaloidi estratti dal quisquimano nero, dai fiori di stramonio o erba del diavolo, dalla cicuta o dai funghi velenosi che venivano mescolati nel cibo o nelle bevande. Le sostanze più popolari erano quelle abortive, afrodisiache, analgesiche, antisettiche, digestive, lassative e narcotizzanti, per indurre il sonno o l'effetto emoliente, e stimolanti, per vitalizzare e fornire energia al corpo. Nella società rurale del tempo, i casi più gravi di intossicazione alimentare erano causati da un parassita della segale chiamato ergot. Prima che si risalisse al motivo di intossicazione, le vittime potevano raggiungere le migliaia, scatenando accuse contro qualche strega locale, poiché l'ergot, se assunto in dosi non letali, causa deliri e allucinazioni. Del resto, spesso le vere cause di superstizioni e casi di presunta stregoneria non erano altro che intossicazioni da sostanze psicoattive utilizzate per la preparazione di lozioni e pozioni. Ok, luoghi. Dunque, Majohed. Piccolo villaggio nei pressi di Sampo, Samopesh, che nel XV secolo apparteneva al monastero di Sassau. L'uomo di pietra. Il nome uomo di pietra indica un'insolita roccia verticale o stele composta di arenaria rossa e decorata con l'incisione di un guerriero armato di lancia. Si trova nei pressi di un crocevia nella regione di Sassau, tra Majohed e il sentiero che porta a Tallberg. Secondo una teoria non confermata, la stele fu portata in zona nel XIV secolo, durante la ricostruzione del monastero di Sassau. L'identità del guerriero ritratto e dell'artefice dell'incisione restavano ancora oggi un mistero. L'uomo di pietra potrebbe rappresentare un combattente slavo o San Longino armato di lancia sacra, che secondo il Nuovo Testamento fu usata per trafiggere il costato di Gesù crocifisso. In effetti, lo stesso nome del santo deriva dal termine greco che indicava l'alabarda. Mulino di Budin. In epoca medievale, il mulino di Budin riforniva numerosi villaggi e borghi del circondario. Nel XVII secolo passò sotto il controllo di Majohed e divenne proprietà di Jean Budinski nel 1678, assumendo così il suo nome attuale. Poi abbiamo Samopesh. Samopesh è un piccolo villaggio nella regione di Sassau, poco distante da Rattai, menzionato per la prima volta nel 1397. Insieme ai due mulini circostanti, di Bilin, anche detto di Bart e di Budin, appartenne al monastero di Sassau fino al 1412 ed era noto per la produzione agricola e per la coltura di un'antica specie di cereale noto in zona come farro di Samopesh, a cui il villaggio deve il nome. Vranik, una delle prime fortezze di collina medievali o Gord, risalenti al IX e X secolo, il lato nord è protetto da uno scosceso terrapieno digradante verso il fiume e si estende verso nord-est in una striscia di terra rocciosa che a sua volta si apre su un'ampia distesa formata dal corso del fiume stesso, nei pressi del villaggio di Privalecchi. La fortezza è circondata da un complesso ovale di bastioni, ancora visibile per quanto danneggiato dall'erosione in più punti. Ok, poi eventi c'è tutto, anche se ne mancherebbe uno, però non c'è. Vabbè. Società. Allora, società custode.
Si tratta di una carica talvolta di valenza annuale che veniva assegnata dall'abate del monastero o dal sovrano, simile per funzione al balivo o al sindaco. I doveri del custode comprendevano la sorveglianza della proprietà o della tenuta in cui il monaco o l'abate non risiedeva abitualmente, spese di alloggio escluse. Direttore della zecca. La zecca medievale contava su due ufficiali incaricati di punire i falsari e di verificare la qualità delle monete coniate. Uno era nominato dal sovrano e riceveva l'incarico per via ereditaria, mentre l'altro veniva eletto da un consesso di nobili boemi. Chiunque si fosse rivelato indegno del ruolo, avesse lasciato in circolazione denaro contraffatto, andava incontro a severe punizioni, inclusa la pena di morte. Poi, monaci e vita monastica. Ciascun monastero, in particolare quelli appartenenti all'ordine di San Benedetto, seguiva regole specifiche relative all'organizzazione del tempo, delle attività e dei ruoli nell'ambito della gerarchia monasteriale. Oltre a dedicarsi alla preghiera, alle letture devozionali, alla copiatura e miniatura dei libri, i monaci non disdegnavano i lavori manuali. A seconda del periodo dell'anno, dedicavano dalle 6 alle 8 ore a questo genere di attività, dalle 3 alle 5 ore alla preghiera e altrettante allo studio. Il tempo rimanente era destinato al riposo e al sonno. All'interno dei monasteri si tenevano spesso seminari per i monaci e i futuri sacerdoti, così come laboratori di medicina. Il frate infermiere, il monaco detto alla cura dei malati, non agiva esclusivamente all'interno dell'ospedale del monastero, ma si prodigava nel soccorrere infermieri e feriti anche nelle città e nei villaggi vicini. Le giornate erano scandite dalle preghiere, la cosiddetta liturgia delle ore, suddivisa in 7 uffici, il mattutino o veglia, si recitava dopo mezzanotte, le prime preghiere corali, le lodi, venivano recitate all'alba, o comunque tra le 3 e le 4 del mattino, seguita dalla prima alle 6 del mattino, la terza alle 9, la sesta a mezzogiorno e la nona alle 3 del pomeriggio. I vespri, le preghiere della sera, venivano recitate un'ora prima del tramonto e il ciclo si concludeva prima di andare a letto, generalmente mezz'ora dopo il tramonto, con la compieta. Dopo la messa mattutina, la comunità si univa nella sala capitolare per ascoltare la lettura dei passi della regola, il libro contenente i precetti e regolamenti dell'ordine. Seguivano un sermone e un dibattito sui temi del monastero. Quindi i monaci confessavano a vicina i propri peccati e a vicina somministravano le relative penitenze. Fino all'ora della sesta si impegnavano nel lavoro e nello studio. La regola conteneva principalmente istruzioni per l'organizzazione interna del monastero, enfatizzando virtù quali l'obbedienza, il silenzio, la temperanza nel parlare, nel mangiare, la pietà, l'umiltà e l'ospitalità. I monasteri erano chiusi al mondo fuori dalle loro mura. Ai monaci dell'ordine di San Benedetto, in particolare, fu vietato ogni contatto con il mondo esterno, fin dall'istituzione dell'ordine stesso. La loro vita si svolgeva nel chiostro, il cuore inaccessibile del monastero, e così come ai monaci era vietato uscire dal suo perimetro, a nessun laico era consentito accedervi. Molti non lasciavano le mura del monastero nemmeno una volta nel corso della loro vita, e i rapporti con l'esterno erano tenuti da pochi monaci anziani o da frati laici. Costoro si occupavano dell'intera gestione del monastero al di fuori del chiostro. Pensate che brutta vita, però. Taglialegna. Nei primi secoli del Medioevo, la diffusione dell'agricoltura e la rapida crescita delle città portarono a un'intensa opera di sboscamento. Poiché non esistevano pratiche di riforestazione, nel XV secolo alcune regioni giunsero a presentare una vegetazione più scarsa di quella attuale, e gli stessi borghi finirono circondati da aree di completa devastazione. L'incombenza di abbattere gli alberi spettava ai taglialegna. Il loro principale strumento consisteva in un'ascia a lama singola fissata su un lungo manico, ma venivano impiegati anche cune e martelli di vario genere per spaccare i tronchi. Il trasporto delle legnave si rivelava spesso difficoltoso, al punto di spingere all'uso di reti idriche su cui i tronchi potevano galleggiare liberamente. Personaggi. Ah, questo vabbè, devo leggerlo perché, vabbè, selezionando personaggi, questo mi è sparita la stellina.
Però un elenco cronologico degli abati o superiori del monastero dalle origini al 1405, l'anno che segue il nome indica l'inizio del mandato. A San Procopio, vabbè, tutti i nomi, ok. Nel corso del gioco potrai imbatterti sia in John sia in Nevlas. Peter verrà citato nei dialoghi, ma non potrà incontrarlo di persona. Sì, infatti Nevlas l'abbiamo incontrato, John non saprei, non me lo ricordo. John primo, poi no, sarà John secondo. Poi Avicenna, Ibn Sina, 980 circa 1037. Scienziato e teorico storico persiano, fu uno dei padri della medicina. Studiò sin dall'infanzia, imparando la logica, la metafisica e l'astronomia. Tuttavia, dedicò la maggior parte del suo tempo alla medicina e alla filosofia, sperimentando rimedi persino su di sé. Era solito circondarsi di discepoli con i quali dibatteva con piacere. Fu anche un attento osservatore del cielo notturno. Nell'arco della vita scrisse almeno 450 opere, 240 delle quali sono sopravvissute fino al giorno d'oggi, tra cui 150 libri di filosofia e 40 di medicina. Nelle restanti opere si occupò di astronomia, alchimia, geografia, geologia, psicologia, teologia islamica, logica, matematica, fisica e poesia. Olè, tutto. Le sue teorie e le sue scoperte affascinarono gli eruditi di tutti i paesi confinanti dell'Europa intera. Anche il predicatore riformista ceco Mastro Janus faceva spesso riferimento agli scritti di Avicenna. Poi Enrico III di Rosenberg, 1361, 28 luglio 1412. Enrico III di Rosenberg, unico figlio di Aldrich I di Rosenberg, fu burgravio di Praga dal 1396 al 1398. E dal 1400 al 1404 occupò anche la posizione di signore del castello superiore di Český Krumlov e fu membro del gruppo nobiliare di opposizione noto come Lega dei Signori. Prese parte al rapimento e alla reclusione di Venceslao IV nel 1394 e successivamente nel 1402. Tra il 1389 e il 1409 ricoprì il ruolo di boia, come riportato nel libro dell'esecuzione dei signori di Rosenberg. Intorno al 1400 Enrico fu donata una statua della Madonna con bambino realizzata nella bottega di Parler, ora nota come Madonna di Krumlov. Giovanni di Gerstein, 27 dicembre 1350, 17 giugno 1400. Giovanni di Gerstein fu vescovo di Meissen e cancelliere del re Venceslao IV dal 1376. Dal 1366 e arcivescovo di Praga dal 1379, mi sto impappinando. La grave malattia di cui fu vittima durante la più violenta epidemia di peste della Moemia lo portò ad abbandonare il suo stile di vita spensierato per divenire un devoto servitore della Chiesa. La scelta non fu apprezzata da Venceslao, che lo rinchiuse nelle prigioni del castello di Karlstein e lo rimosse nel 1394 al ruolo di cancelliere, aggravando il conflitto tra Chiesa e Corona. Nel 1396, infine, Giovanni rinunciò alla carica. Ci sono numerosi scritti, includono sermoni, commentari, tratti, saggi e poesie. Giovanni II di Liechtenstein, 1386-1412. Diversamente da molti membri del consiglio fedeli al margrave Jobst di Lussemburgo, alcuni nobili moravi si rifiutavano di muovere guerra contro il re. La famiglia dei Liechtenstein era depositaria di ingenti ricchezze, aveva stabilito la propria sede principale a Mukolov. E sin dal XIII secolo controllava estesi territori in Siria e nelle regioni della Bassa Austria. I principi del casato Liechtenstein erano fedeli alleati degli Asburgo e dei Lussemburgo. Così, nella guerra contro Sigismondo, Giovanni Liechtenstein sostenne Venceslao e contribuì a liberarlo dalla prigionia. Ma la sua scelta gli costò i favori dei duchi austriaci, che lo misero agli arresti e confiscarono i suoi possedimenti. Attorno alle rive del Danubio. Anche in seguito a questi eventi, dopo la morte di Venceslao, i Liechtenstein si schierarono con Sigismondo. Ah, ok. Poi abbiamo Cornel Kreiser, 1366-1405 circa. Cornel Kreiser di Eckstadt fu un ingegnere militare, alleato di re Venceslao IV e autore del manuale di arte della guerra intitolato Belli Fortis. Il più antico esempio di Kriegsburg in terra boema. Scritto in esametri latini, consisteva in 140 pergamene di testi piuttosto ermetici e corredato da disegni di Kaiser stesso. All'epoca doveva aver raccolto un grande successo, dimostrando
dalle oltre 30 copie manoscritte giunte fino a noi. La fedeltà di Conan Crazer al re è confermata da svariati disegni nel manoscritto di Cottingen, tra tutti un'illustrazione nella tenda reale con diversi simboli tipici di Venceslao IV, come i cercine Trossello e la lettera W di Venceslas. Il testo principale è introdotto da un prologo e da una lunga dedica al re di Germania, Rex Romanorum, Roberto III di Palatinato, probabilmente un tentativo di lusinga per essere ammesso al suo servizio. Purtroppo non sapevo mai perché non dedicò l'opera a Venceslao IV. I 10 capitoli di Bellafortis trattano di armi, tattiche d'assedio e tecniche d'assalto, torri dei castelli. Includono anche ricette di medicinali, istruzioni per preparare bagni, informazioni sugli strumenti di tortura e persino una descrizione illustrata della cintura di castità. Bello. Il libro si conclude con un epicedio, elegia, scritta da Crazer stesso, accompagnata dal suo ritratto e da dettagli personali, nome dei genitori e data di nascita, oltre a un oroscopo riferito al maggio 1402. Il Bellafortis è un meticoloso trattato di ingegneria e tecnologie militari molto popolare ai tempi di Crazer. L'autore si ispira a opere precedenti, tra cui De Mirabilibus Mundi e Liber Ignitum di Marcus Graecus, mentre alcune sezioni sono date da esperienze personali. Allora, poi abbiamo San Procopio, fine X secolo, 25 marzo 1053. San Procopio di Sassau fu un sacerdote laico ed eremita, nonché cofondatore e primo abate del monastero di Sassau. Canonizzato nel 1204, secondo la geografia ufficiale, venne educato in una scuola di Wieserhad. Si sposò ed ebbe un figlio, ma decise di prendere i voti e trascorse un periodo con i benedettini di Brevnov prima di intraprendere la vita da eremita. Nella regione di Sassau, intorno al 1030, radunò attorno a sé un gruppo di fedeli con cui fondò e amministrò un monastero ispirato all'ordine di San Benedetto. Intorno alla figura di San Procopio sono sorte numerose leggende che sovente vedono l'eremita in lotta con i demoni o impegnato in pratiche di esorcismo. In una particolare storia, il santo costringe una sordida creatura a lavorare con il suo aratro e a scavare il cosiddetto solco del diavolo. In effetti, Procopio era spesso dipinto con un demonio legato ai suoi piedi. Nella comune iconografia portava spesso una mitria e una stampella, e a partire dal XVII secolo fu rappresentato con un libro e una croce. Il monastero di Sassau ospita ancora oggi la cosiddetta grotta di Procopio, scavata nella parete rocciosa e caratterizzata da una forma di croce a croce greca. Secondo la leggenda, il santo trascorse diversi anni al suo interno, conducendo una vita da anacoreta all'insegna della preghiera. Sers Mil Flasca, 1350 circa, 13 agosto 1403. Smil Flasca di Paulbitz e Reichenburg fu un nobile boemo nipote di Arnold di Paulbitz, primo arcivescovo ceco della storia. Noto soprattutto per le sue attività di scrittore, conseguì il becellierato all'Università di Praga nel 1367. Negli anni successivi, al 1480, fu coinvolto in un'accesa disputa con Venceslao IV e tentò di impedire che Pardubitz cadesse nelle mani del re per mancanza di eredi. Nonostante un momentaneo insuccesso, nel 1390 ottenne il controllo di Pardubitz e Reichenburg e sei anni dopo fu nominato scrivano supremo delle cronache provinciali. A partire dal 1403 ricoprì il ruolo di etmano della regione di Kaslav e divenne membro della Lega dei Signori. Morì combattendo contro i governanti di Kutna, ora Gutenberg, alleati di Venceslao IV. Scrisse numerosi versi allegorici come la poesia Nuovo Consiglio, che inscena un'assemblea di animali per rappresentare visioni conservatrici sulle modalità di governo del re. Ma si dedicò anche alla composizione di aforismi, proverbi e satire. A lui è intitolata una strada di Pardubitz e le sue opere sono diffuse ancora oggi dagli studenti di letteratura ceca. Sa te. Ah, ho letto tutto? Aspettate. Sì. Ah, sì, no, questo devo leggere.
che mentre giocavo mi è venuto da curiosare, questo non l'ho letto, Il Solco del Diavolo. Allora, secondo gli storici, il Solco del Diavolo era un'antica grotta commerciale ripresa nel Medioevo per attraversare i guadi del Sassau e la regione del fiume Labe, Elba. Si estendeva fino alla Boemia meridionale, proseguendo in direzione del Danubio, dirigendosi poi a nord verso il villaggio di Cotoun. Secondo le leggende, fu scavato da San Procopio con un aratro spinto da un demone dal giogo. La strada, lunga 21 km, consiste in un gigantesco fossato largo dai 14 ai 20 metri, profondo dai 2 ai 6 metri e circondato da pendii scoscesi. In alcuni tratti, il solco giunge persino ad avere due corsie. Insieme ad altre vie parallele collegava i guadi sul fiume Sassau a quelli sull'Elba, distante 35 km. Sto iniziando a vaneggiare. È significativo notare come il solco eviti la regione centrale di Praga, contrariamente alle strade di costruzione più tarda che si estendono a raggiera intorno alla capitale. Di conseguenza, secondo alcune teorie, il solco ebbe origine prima che Praga divenisse una città di rilievo. Bene. Con questo direi che la nostra serie, tra virgolette, di letture si conclude qua. Non ho sbloccato tutto, ma vabbè, pazienza. Anche perché non saprei dove andare per sbloccare le voci, quindi non so. E direi che finiamo qua. Ok, come ho detto all'inizio, io il gioco l'ho già finito, probabilmente voi lo vedete alla fine tra qualche giorno. Sì, perché questo episodio ve lo pubblicherò quando saremo quasi alla fine del gioco, perché sennò volevo evitare eventuali spoiler, anche se vabbè, non è che sono così tanti sti spoiler, però vabbè, si sa mai. Ok, io niente, vi saluto qua, spero che anche questa piccola serie sulle letture vi abbia fatto piacere, per chi fosse interessato di storia soprattutto, e niente, ci salutiamo. Ciao a tutti ragazze e ragazzi.